Ciao da Nicoletta e sono a Pordenone in biblioteca in attesa che arrivino le persone. È un posto molto 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 bello. Vorrei solo fare un commento. Io finora sono stata silente, in tal senso non mi sono pronunciata perché ho preferito stare un po' ad osservare, anche perché non... A volte nutrirsi di tante, tante, tante informazioni negative non fa così tanto bene. E quindi ho voluto stare un pochino in silenzio, anche se molti di voi mi chiedevano cosa ne pensi di quello che sta accadendo, cosa ne pensi di questa pandemia, di questa infodemia, perché diventa anche una, come dire, una pandemia a livello informativo. Non sono un medico, non sono un infettivologo, su questo io non ho nessuna competenza, posso solo dire a livello psicologico cosa penso sia fondamentale. Beh, è pazzesco su quello che sta accadendo, che impatto ha nelle persone. Un esempio semplice che mi appartiene, io ho un rapporto splendido con mio padre che ha 75 anni, lo adoro. E ci sentiamo quando abbiamo voglia di sentirci. La cosa bella è che non abbiamo regole, possono passare anche 15 giorni in cui non ci si sente, ma siamo sereni. In questi giorni mi sta chiamando mediamente 3-4 volte al giorno. Dove sei? Cosa stai facendo? Come stai? Stamattina mi ha sentito tossire perché mi era andata per traverso qualcosa. Ma stai tossendo? No, non venire a trovarmi, che mi attacchi qualcosa. E ho detto no. Pensate, il terrorismo psicologico che certe comunicazioni porta. Contagiati, già la parola contagiati, aiuto! Cioè, va bene, ripeto, non posso esprimermi a livello medico e ad altri livelli, è certo bene avere certe precauzioni. Quello che non è bene invece è entrare in questo loop psicologico e mentale di paura, di inattività, del dire oddio adesso cosa mi succede, oddio non lo so, perché è logico, quando noi non sappiamo qualcosa, cosa accade? Quando non sappiamo qualcosa entriamo nella crisi emozionale, entriamo nel crash emotivo. E quindi cos'è la cosa più importante secondo me? Ok, non possiamo controllare gli eventi esterni, quelli fanno parte di qualcosa che va oltre noi stessi. L'unica cosa che possiamo imparare a gestire al meglio sono le nostre emozioni, la reazione che abbiamo a ciò che succede. Quindi ripeto, impariamo, cerchiamo di stare bene, cerchiamo di tenere un livello di positività alto. Ci sono varie strategie, magari chi è a casa da scuola o chi è a casa dal lavoro, ottimizzi questi tempi per fare quelle cose che in slow down, in slow motion, quelle cose che non fa, che il tempo che non, di solito non ha per dedicare a se stesso se lo dedichi, con cose anche semplici. Perché davvero è fondamentale prendere il meglio da ciò che sta succedendo. È innegabile che ci siano danni economici per tutti. Io domani sera avevo una serata che organizzavamo da parecchio tempo a Treviso e l'abbiamo rimandata. Questa sera ci hanno dato l'ok a Pordenone e siamo con tutte le misure di sicurezza e saremo molti meno di quelli che dovremmo essere. Ma ok, ma cosa faccio? Piango perché ho perso qualcosa a livello economico? No, ok. Cosa posso fare con quello che sta accadendo? Domani sera facciamo una cena con tutti i collaboratori, abbiamo poco tempo per stare insieme, allora anziché fare la serata faremo una cena e creeremo ancora più team. Quindi cosa si può fare per stare meglio? In questa modalità slow motion, qual è la cosa che non fai mai per te stesso e puoi dedicarti? Cos'è che puoi fare che altrimenti non avresti fatto? E qual è il pensiero positivo che è importante, di cui è importante tu ti nutri in questo momento per mantenere le difese immunitarie alte, perché è scientifico che la malattia attecchisce di più quando c'è un terreno fertile e il terreno fertile a livello di malattia è molto molto più, come dire, prolifico quando non siamo centrati, non siamo nel nostro centro, abbiamo paura e abbiamo una sorta di terrore di oddio non so cosa accadrà. Questo è il mio consiglio, poi fai quello che pensi. Ciao, ciao ciao!